Allora, iniziamo subito. Come sempre c'è l'amica Silvia Pagni e il suo oroscopo musicale. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dello Scorpione, nel mese di ottobre nasceva un compositore italiano, politico italiano, non amato in patria. Conosciuto come miglior operista e compositore di tutti i tempi. Nel mese di ottobre nel 1813 a Busseto, provincia di Padova, nasceva lui, Giuseppe Verdi. Nel 1836 Giuseppe Verdi ottenne l'incarico di maestro di cappella a Busseto e nel 1838 tentò l'avventura operistica, con cui non raggiunse subito il successo. Verdi fu sconvolto nel 1840 dalla perdita di sua moglie Margherita Barezzi, figlia del suo mecenate e dei suoi due figli. Trovò un sostegno nel successo ottenuto alla Scala di Milano, con il Nabucco nel 1841. Da qui in avanti Verdi concentrò tutte le sue energie nell'attività compositiva, ottenendo sempre maggiore popolarità e un deciso miglioramento delle sue condizioni economiche. È bene ricordare che Verdi partecipò attivamente alla vita pubblica del suo tempo. Fu, come si è accennato, un patriota convinto e forte sostenitore dei moti risorgimentali. Pare che durante l'occupazione austriaca la scritta Viva Verdi fosse letta come Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Il paese lo volle membro del primo Parlamento del Regno d'Italia e successivamente senatore. Pensate, dopo la nomina da senatore, nel 1874 inaugurò a Milano la casa di riposo per musicisti da lui fondata. Siamo arrivati alla fine dell'oroscopo musicale. Oggi però abbiamo veramente riscoperto un grande compositore, papà, diciamo, della melodia italiana, Giuseppe Verdi. E io vorrei fare un appello prima di chiudere ai giovani che intraprendono la strada per la musica, di non trascurare le nostre radici classiche, e di studiare Verdi, Bellini, Donizetti, perché loro ci possono solamente tanto insegnare. E così io vi saluto e vi do un abbraccio fortissimo.